Leggerò qualcosa da questo libro, In disparte con Gesù. Dal Vangelo di Matteo leggiamo: Non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, Cristo, ma il maggiore tra di voi sia vostro servitore. Quando Benjamin Franklin era giovane, fece una lista di 12 virtù che desiderava maturare nel corso della sua vita. Mostrò la lista a un amico, il quale gli suggerì di aggiungerne un'altra, umiltà. A Franklin piacque l'idea, poi si annotò alcune linee guida che lo avrebbero aiutato a raggiungere gli obiettivi della lista. Tra i suoi pensieri sull'umiltà c'era anche questo: imitare l'esempio di Gesù nell'essere umile. È proprio Gesù a mostrarci, infatti, il modello perfetto di umiltà. La parola di Dio dice: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma vuotò se stesso prendendo forma di servo. Gesù dimostrò l'umiltà più di chiunque altro. Nonostante fosse dall'eternità con il Padre, scelse di piegarsi fino alla croce per amore, sapendo che soltanto con la sua morte avrebbe soddisfatto la giustizia divina, salvato e accolto nella sua gioia quanti lo avrebbero ricevuto. Quando serviamo gli altri, in realtà serviamo Dio. Facendo così stiamo imitando l'umiltà di Gesù. L'esempio di amore di Cristo ci permette di cogliere la bellezza del servire gli altri. Aspirare all'umiltà non è così facile, soprattutto in un mondo che mette l'io sempre al centro. Ma se dimoriamo nell'amore del nostro Salvatore, sarà Lui a donarci ogni cosa necessaria per seguirlo. Signore, ti chiedo di aiutarmi a vivere nel tuo amore e essere oggi una benedizione per qualcuno. Possiamo servire perché siamo amati.